Ora parliamo della ristorazione, che è sicuramente uno dei settori più colpiti dalla pandemia, anche se è cresciuta la spesa per alimentari fuori casa, è ancora 20 miliardi sotto i livelli pre-crisi, e dalla FIPE Confcommercio c'è l'idea di un patto per rilanciare la filiera e con essa il paese. Il servizio è di Giovanna Serpico. Con la ripartenza dell'economia, ristoratori, produttori e agricoltori sono pronti a unirsi per rilanciare il settore della ristorazione. Nel 2021 la spesa degli italiani per consumi alimentari fuori casa, secondo la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, tornerà ad oltre 63 miliardi di euro, con un incremento del 17,2% rispetto al 2020, ma ancora sotto i livelli pre-Covid. Più contenuto l'aumento della spesa alimentare domestica, quasi l'1% in più rispetto allo scorso anno, ma preoccupa il rincaro delle materie prime. Speriamo, insomma, che questi aumenti siano provvisori, limitati negli importi, perché vorrebbe dire castigare la ripartenza che si fonda su tre pilastri: gli investimenti, l'export e anche la domanda interna. Il timore è che un calo dei consumi possa pregiudicare la ripresa. E si acceleri su investimenti e riforme per consolidare la crescita, così da neutralizzare, almeno in parte, gli effetti negativi dell'inflazione. Prima del Covid, dice Sangalli, la sola spesa turistica destinata alla ristorazione valeva 18,5 miliardi di euro. La speranza è che il settore non venga fermato dai nuovi contagi. I protocolli per garantire la sicurezza ci sono, assicura il ministro del Turismo Garavaglia. Ci sono dei protocolli sicuri, quindi in sicurezza andiamo tutti tranquillamente a prenotare e sciare. Dalla FIPE allora parte la richiesta di una strategia unitaria in grado di valorizzare l'intero sistema paese con una carta dei valori, in modo da rilanciare la filiera agroalimentare e un tavolo di coordinamento che svolga una funzione di regia per il raccordo e l'integrazione di filiera tra agricoltura, industria alimentare, distribuzione e ristorazione, ma anche interventi di breve periodo a partire dalla decontribuzione dei salari per reperire più manodopera. Con queste premesse si può tornare a crescere. Ottobre in profondo.